Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro settimanale sui certificate. Oggi andiamo ad analizzare un reverse bonus cap su Banco BPM. L'ISIN è DE000HV407U2. Perché abbiamo scelto questo certificate? Innanzitutto una fotografia su che cosa sono i reverse. Sono quei certificate che danno un rendimento se il sottostante non sale oltre una certa barriera. Qual è la barriera per entrare nel concreto di questo certificate? È per BPM a 3,6348 euro, ovvero se da qui alla data di valutazione 20 dicembre 2018 il nostro sottostante BPM non supera la barriera, il nostro certificate verrà riacquistato a 118 euro. Lo paghiamo 102,95. 118 euro sono 15 euro di guadagno, che in 7 mesi vuol dire una performance del più 14%, annualizzata siamo al 24%. La otterremo se il sottostante BPM non sale da qui alla data di valutazione del 21,6%. Cosa vuol dire salire del 21,6%? Dopo un rialzo da inizio anno del 14%, aggiungere un 21,6% vuol dire proseguire questo rally. Noi sinceramente non ce la sentiamo di scommettere sul fatto che BPM prosegua questo rally. Perché? Perché lo scenario internazionale inizia ad essere difficile. Da una parte abbiamo, andando oltre, al di là dell'oceano, gli Stati Uniti che battono un po' in testa, la curva del rendimento a 5 anni rispetto al rendimento a 30 anni governativo si è appiattita, abbiamo solo 25 punti base di differenza, e quando la curva si appiattisce di solito è l'indice di un calo del mercato barra mercato che si ferma su questi livelli. Arrivando invece in Europa, la BCE sta facendo le pulci alle banche con le sofferenze bancarie elevate, e Banco BPM è una delle banche con sofferenze bancarie elevate. Nonostante da inizio anno la società ha messo a segno una buona performance nella riduzione delle sofferenze, siamo circa un anno in anticipo del piano industriale, però a livello europeo siamo comunque con sofferenze alte. Per quanto riguarda lo scenario Italia, è qui che si registrano le difficoltà maggiori. Il governo probabilmente verrà fatto nell'arco di poche ore, però è un governo che dovrà confrontarsi con l'Europa. Le promesse dei 5 Stelle e della Lega sono promesse comunque che costano e vanno trattate con l'Europa. Poi guardiamo l'analisi tecnica. Allora, l'analisi tecnica ci mostra che questo titolo da giugno del 2016 non supera mai il livello di 3,57 euro. Ancora prima abbiamo però una forte resistenza a 3,3 euro. Sinceramente, pensare che in 7 mesi sfondi questa resistenza e si porti anche a livello superiore in questo scenario, per noi è una scommessa molto forte. Insomma, questo certificate rende oltre il 14% in 7 mesi se BPM non mette a segno un rally davvero straordinario. Noi non scommettiamo che BPM metta a segno questo rally e quindi siamo ottimisti sul buon esito del certificate. Con questo è tutto, vi auguriamo buon trading!